C'è una parola che è risuonata oggi nella preghiera detta della colletta. È la preghiera iniziale che il celebrante rivolge al Signore a nome di tutti, all'inizio della celebrazione eucaristica. La parola che è risuonata è questa: rinnovati. Ed è una parola che si riferisce al cammino quaresimale. Abbiamo chiesto che il cammino quaresimale ci aiuti perché possiamo arrivare rinnovati a celebrare le feste pasquali. Questo termine rinnovato, rinnovati, è un termine che ci comunica bellezza, ci comunica una pienezza, ci comunica uno splendore, ci comunica una gioia. E forse in tal modo viene a scardinare qualcosa che troppo spesso è dentro di noi. L'idea che la vita di fede, e all'interno di questa il tempo quaresimale, non abbia a che fare con la pienezza della vita, con la bellezza autentica della vita, con la gioia piena del cuore, con lo splendore dell'esistenza. E invece è così, perché non c'è al di fuori della fede una pienezza di vita, non c'è al di fuori della fede un'autentica gioia, non c'è al di fuori della fede uno splendore vero. Non c'è al di fuori della fede un cuore che possa sperimentare la pace in tutta la sua portata. C'è un binomio, e il binomio è vita cristiana, pienezza di vita. Non possiamo dimenticarlo e non dobbiamo dimenticarlo. E il cammino quaresimale, che è un cammino di rinnovamento, è un cammino per ritrovare la pienezza di vita che abbiamo perduto a motivo di un'esistenza che si è allontanata dal Signore. E pensando così di essere un'esistenza più gioiosa e più bella, è diventata semplicemente un'esistenza più triste, meno bella, smarrita e perduta. Com'è bello allora il tempo quaresimale? Perché è il tempo del rinnovamento, è il tempo in cui possiamo rifiorire, è il tempo nel quale ritrovare lo splendore che soltanto Dio è capace di donarci, e molto di più di quanto possiamo sperare e immaginare. Perché questo rinnovamento, e dunque questa pienezza di vita, possa essere esperienza concreta del nostro itinerario, la parola del Signore ci viene in aiuto. E ci viene in aiuto conducendoci alla scoperta di ciò che è un impedimento a questa pienezza di vita. E di ciò che probabilmente riguarda tutti noi in questo momento del cammino, e che dunque è necessario mettere a fuoco per poter sperimentare un rinnovamento vero. La parola che ci interpella è quella che abbiamo ascoltato nel libro dell'Esodo. Il popolo si trova alle pendici del Sinai. È un momento decisivo. Mosè è in cima al monte e sta ricevendo le tavole della legge, le tavole dell'alleanza. Ma lì alle pendici del monte succede qualcosa. Il popolo tradisce il Dio dell'alleanza. Ed ecco la prima parola. È Dio che la pronuncia parlando con Mosè. Il popolo si è pervertito. Pervertito.
Che cosa vuol dire il termine perversione? Lo capiamo di più se lo mettiamo in rapporto all'altro termine, che è il termine conversione. Quando diciamo conversione, diciamo un itinerario, un cammino, un volgere lo sguardo con, verso. Quando diciamo perversione, diciamo invece un itinerario, un cammino, un volgere lo sguardo altrove. Pervertirsi vuol dire non avere più lo sguardo puntato al Signore. Questa è la perversione. E dobbiamo ammetterlo nella verità, che noi entriamo dentro il cammino della Quaresima tutti un po' pervertiti, perché il nostro sguardo è un po' altrove, perché il nostro sguardo è catturato da ciò che non è il Signore, perché i nostri occhi puntano là dove il Signore non è. Siamo un po' pervertiti. Il riconoscerlo è un grande aiuto per poter ritrovare la bellezza dello sguardo del Signore e dunque poter davvero sperimentare il rinnovamento della vita. Dobbiamo guardare Gesù e lo guardiamo troppo poco. Guardare Gesù vuol dire vivere una relazione viva, viva, vera, appassionata con Lui. Ci domandiamo come la viviamo, quanto la viviamo. Davvero la fede è questa relazione viva, appassionata con Lui. Perversione. Non dimentichiamo questa prima parola che ci riguarda tutti. La seconda è il vitello d'oro, perché quel popolo pervertito si è costruito un vitello d'oro. Troppe volte, forse quando ascoltiamo questo passaggio del libro dell'Esodo, ci soffermiamo semplicemente alla realtà di questo idolo costruito con l'oro del popolo di Israele. Perché in realtà questo idolo materiale è il segno di qualcosa di ben più profondo e significativo. Ovvero, questo popolo che era lì in attesa, un'attesa che non finiva, perché Mosè non tornava, non scendeva dal monte, perché Dio non si era fatto più sentire come era accaduto prima. Questo popolo dunque che non capiva più il modo di comportarsi di Dio, dice basta, adesso mi faccio un Dio da poter governare, un idolo opera delle mie mani che corrisponde in tutto a quello che io penso, a quello che io voglio, a quello che io desidero. E allora capiamo che il vitello d'oro è un vitello scritto dentro di noi, perché il passaggio dalla fede, che è l'adesione a Dio, che sempre ci sorprende, che sempre ci supera, che sempre è al di là di quello che possiamo immaginare, all'idolo, cioè all'ideologia, ad un'immagine di Dio che ci costruiamo noi, perché è molto più rassicurante, molto più tranquilla, perché l'ho costruita io, dunque pensa come me, vede come me, in tutto corrisponde ai miei pensieri, ai miei desideri, ai miei progetti di vita, è molto facile. Tutti siamo un po' pervertiti, perché lo sguardo non è concentrato su Gesù e non viviamo davvero una relazione bella, personale, appassionata di amore. Ma tutti anche abbiamo il nostro idolo, perché tutti siamo tentati
dal passare dalla fede all'ideologia, dalla consegna di noi stessi ad un Signore che sempre ci supera e per il quale dobbiamo abbandonare tanti nostri punti di vista, tante nostre sicurezze, a quell'idolo che non ci interroga più, perché ormai l'abbiamo ingabbiato dentro il nostro modo di pensare, le nostre prospettive. Se non riconosciamo la presenza di questo idolo dentro il nostro cuore, non possiamo essere rinnovati. E poi c'è un terzo elemento che sta nell'altra parola che Dio dice a Mosè: questo popolo è un popolo dalla dura cervice, cioè dalla testa dura, da un cuore duro. E che cosa vuol dire la testa dura, il cuore duro nella scrittura? Sta a significare una difficoltà, o meglio, una non volontà di ascolto vero di Dio. E noi ci interroghiamo anche su questo, perché quanto davvero noi siamo desiderosi di ascoltare qual è la parola che Dio rivolge a noi, qual è la sua volontà sulla nostra vita, che cosa Egli ci chiede passo passo di fronte alle scelte che siamo chiamati a compiere. Siamo di dura cervice, abbiamo un cuore indurito, perché tante volte pensiamo secondo il mondo e non ci preoccupiamo di mettere in relazione il nostro modo di pensare, le nostre scelte, le nostre decisioni con ciò che il Signore in quello ci chiede e ci domanda. Anche questo dobbiamo riconoscere, se vogliamo davvero che sia questo un tempo di rinnovamento e di esperienza di pienezza di vita. E poi un ultimo aspetto. Certo, un aspetto che riguarda Mosè in quanto pastore, condottiero del suo popolo, però riguarda anche noi nella misura in cui consideriamo Mosè come l'uomo di fede e l'uomo di Dio, il quale, di fronte a ciò che il popolo vive, ovvero perversione, idolatria, dura cervice, si mette davanti a Dio per difenderlo. Perché? Perché quest'uomo è innamorato di quel popolo. Questo mi ha appassionato al popolo. Quest'uomo vuole che quel popolo sia salvo nonostante tutto, perché lo ama appassionatamente. E perché è uno specchio per noi Mosè in questo? Perché noi, davanti a un mondo che è distante, che è di dura cervice, che è pervertito, che è idolatra, stiamo davanti a questo mondo amandolo appassionatamente, perché non possiamo sopportare che si perda, non possiamo sopportare che rimanga pervertito, non possiamo sopportare che sia idolatra, non possiamo sopportare che sia di dura cervice. Lo amiamo e vogliamo che sia salvo, lo amiamo. Non ce ne allontaniamo lasciandolo a se stesso, non ce ne andiamo dicendo faccia il suo cammino, ci stiamo dentro perché lo amiamo, perché il Signore ce lo affida e ce lo ha affidato, e non possiamo fare a meno di portarlo con noi perché possa essere accolto dalle braccia di Dio. È un aspetto importante anche questo della nostra fede. Perché la tentazione di essere nel mondo dicendo lui e noi, vada per la sua strada, noi per la nostra, a volte può essere grande, ma non è la via che il Signore ci chiede di percorrere, perché questo mondo ci appartiene, perché questo mondo è anche nostro, perché i fratelli e le sorelle che sono lontani li avvertiamo come nostri.
dobbiamo, tra virgolette, difenderli perché tornino al Signore. E non possiamo essere in pace finché sono distanti dal Signore. Il cammino del rinnovamento passa anche di qui, da questo modo di intendere, sentire, vivere la relazione con quel mondo che è da salvare. Chiediamo allora la grazia che questo cammino quaresimale possa essere davvero ancora una volta un cammino dentro la bellezza, lo splendore, la pienezza della vita che solo Dio sa darci, ritrovandola questa bellezza, questo splendore, questa pienezza, ritrovando l'alleanza tra vita di fede e pienezza di vita. E facciamo in modo che questo possa realizzarsi con la grazia di Dio, tenendo ben presenti questi aspetti che la parola di Dio ci ha ricordato.